Buonasera e ben ritrovati da Roberto Balestraci con una nuova edizione di Internews Calcio Mercato. L'Inter è sempre alla ricerca di un esterno da aggiungere alla squadra di Simone Inzaghi, ma deve spuntare dalla lista il nome di Patrick Van Aanholt. Il terzino olandese, svincolatosi dal Crystal Palace, infatti, è molto vicino a firmare un nuovo contratto con il Galatasaray e dunque non si potrà unire alla squadra nerazzurra. I nerazzurri continuano a monitorare la pista che porta ad Alex Telles, terzino del Manchester United. Quest'oggi però il brasiliano non è sceso in campo nell'amichevole disputata dai Red Devils, complice un piccolo infortunio che, come svelato dallo stesso tecnico del Manchester United, l'Inter lo vorrebbe prendere in prestito, ma ancora la squadra inglese non ha aperta questa formula. Non solo Telles però per la corsia mancina dell'Inter, il nome tornato forte nelle ultime ore è quello di Marcos Alonso. Il Chelsea se ne vorrebbe liberare, con l'Inter che però lo vorrebbe prendere in prestito con diritto di riscatto. Il problema che i nerazzurri devono affrontare però in caso di arrivo di Marcos Alonso è quello dell'abbondanza sulla corsia sinistra, in quanto ci sarebbero anche Ivan Perisic e Federico Di Marco che andrebbero a occupare la stessa zona di campo con lo spagnolo. La società nerazzurra vuole rinforzare anche il reparto offensivo della squadra di Simone Inzaghi con Beppe Marotta e Pier Ausilio, che però prima devono piazzare le punte già presenti in rosa come Pinamonti, Mulattieri e anche il giovanissimo Satriano. Dopo aver piazzato questi elementi, la società potrebbe andare sul mercato alla ricerca di nuovi compagni di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il nome che piace è quello di Luka Jovic, proposta all'Inter in prestito dal Real Madrid, ma anche quelli di Andrea Petagna del Napoli e Felipe Caicedo della Lazio, con l'allenatore nerazzurro che lo ha già allenato nella sua esperienza biancoceleste. Questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento è con l'edizione di lunedì di Internews Calciomercato. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.